Ciao, eccoci ancora a un altro momento, un'altra pillola per prepararci a questa Quaresima, un po' speciale, no? Anche per tutto il contesto che viviamo in questo tempo. Oggi vorrei parlare con voi della confessione. Come sappiamo, ci sono tante domande che ruotano in merito alla confessione, ma perché bisogna confessarsi dal prete? Ma io mi confesso direttamente da Dio, ma cosa serve? Così, no? Allora, con semplicità, credo che tutti abbiamo fatto esperienza, almeno qualche volta nella vita, che ci sono dei pesi nel nostro cuore che non riusciamo ad affidare da soli a Dio. Lo diciamo, ma non ci riusciamo veramente. Abbiamo bisogno di una mano amica, no? Che lo faccia per noi. E questo è una cosa bella. Uno può pensare che è un'umiliazione, no? Rivolgersi alla mediazione di un fratello che ci aiuta a chiedere perdono a Dio e ci dona il perdono di Dio. Ma in realtà davvero è un segno di una grande fiducia che ci scambiamo gli uni gli altri. E cioè che siccome siamo i figli di Dio, la fraternità dei figli di Dio, la comunità dei figli e delle figlie del Signore, noi abbiamo fiducia gli uni degli altri. E ci supportiamo. Tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a camminare verso il Signore, a gustare il suo perdono, ad accogliere la sua misericordia. Tutti, sacerdoti, presbiteri, i fedeli laici. È una necessità per tutti noi. Allora, il fatto che la Chiesa abbia istituito un sacramento per il perdono dei peccati vuol dire che è una realtà preziosa, in cui anche attraverso i nostri errori noi possiamo imparare quanto è buono il Signore, possiamo gustare il suo amore e possiamo ricostruire le relazioni che sono state un po' frantumate. Ricordo una volta mi hanno raccontato un bel esempio della confessione che così vi consegno per chiudere questa nostra pillola. Allora, immaginiamo che tra me e il Signore c'è un legame, una corda, no? Il peccato è quando tagliamo questa corda, tagliamo questa relazione. E a volte la relazione non è direttamente tagliata nei confronti del Signore, ma tagliata nei confronti dei fratelli. Ma è la stessa cosa perché chi ama Dio ama i fratelli, chi ama i fratelli ama Dio, insomma. Quindi un peccato contro Dio è contro i fratelli, un peccato contro i fratelli è contro Dio. Allora si taglia questa corda, no? E che succede nella confessione? Che succede nella richiesta di perdono e nell'accoglienza del perdono del Signore? Che succede? Che questi due capi, questi due lembi della corda vengono uniti, non viene fatto un nodo. E che succede? Se fai il nodo, la distanza si è accorciata, no? Prima eravamo più distanti quando la corda era tutta intera, una volta abbiamo fatto il nodo, siamo più vicini. Allora la confessione davvero è un sacramento non tanto per cancellare le macchie dalla nostra anima, la confessione è un sacramento per rimediare al male attraverso l'amicizia con il Signore e con i fratelli, perché l'unica medicina al male è l'affetto, il volersi bene e essere uniti. Allora ecco, spero che da questo punto di vista anche la confessione sia una bella opportunità per tutti noi in questa Quaresima. Grazie e alla prossima.